Nuova puntata dell'intervista del giovedì, bentrovati. Saluto subito il nostro ospite, quest'oggi in studio, il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo. Bentrovato, sindaco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Parliamo del comune di Acireale, conosciamo meglio questo centro, questo grande centro in provincia di Catania, amministrato da poco più di 3 anni da lei. Non è tempo di bilancio, ma già qualche frutto della sua amministrazione si sta raccogliendo? Sì, ancora è presto per il bilancio perché aspetteremo appunto la conclusione del mandato. Tra l'altro i primi anni servono anche un po' a verificare quello che di fatto si trova ci si trova appunto ad amministrare con le tantissime difficoltà che oggi ci sono in termini di risorse e devo dire che nonostante tutto il bilancio è sicuramente positivo. Anche il bilancio del comune di Acireale, mi riferisco dal punto di vista economico, nonostante ci siano delle difficoltà sugli investimenti perché chiaramente la parte degli investimenti va fatta attraverso gli oneri di urbanizzazione e come voi sapete oggi giustamente devo dire non esistono più costruzioni proprio perché il territorio è stato in passato devastato totalmente e quindi con questo grande vincolo si riesce poco ad investire con il proprio bilancio. Aspettare e lavorare in una programmazione e quindi nei fondi comunitari. Però devo dire che nonostante questo il bilancio secondo noi è assolutamente positivo in termini di servizi perché non c'è stato alcun taglio ai servizi, anzi sono state fatte delle scelte importanti che riguardano la vita di ogni cittadino a partire dalla raccolta differenziata, a partire dal fatto che occorre necessariamente che tutti paghino per pagare meno. Quindi c'è stato un cambio di rotta, riteniamo, rispetto al passato. Su tanti temi, l'ambiente, la raccolta differenziata, la trasparenza, la legalità, questi sono i temi più importanti e devo dire che secondo noi in questi ultimi 2 anni si vedranno i frutti dei 3 anni di lavoro con enorme sacrificio perché partiranno anche alcune opere, alcuni investimenti che, ripeto, non sono stati fatti attraverso il bilancio comunale, ma attraverso una programmazione cercando e trovando dei finanziamenti attraverso la Comunità Europea o il Ministero. Tra un po' ci addentreremo nella realtà locale, conoscendo anche alcune delle opere che avete realizzato e degli interventi che avete attuato. Ma torniamo alla sua elezione. Lei, diciamo, il risultato delle primarie volute 3 anni fa dall'onorevole D'Agostino, che ha fatto da regista a questa operazione, gli altri candidati sono diventati suoi assessori, un'operazione che ha funzionato e che vi sta consentendo di amministrare anche con tranquillità. Sì, un'operazione che ha funzionato in un momento in cui, ahimè, purtroppo i cittadini sono in grave difficoltà e quindi c'è anche un momento di riflessione rispetto alla politica del passato e abbiamo programmato per tempo e abbiamo creato le condizioni affinché ciò avvenisse non stare con nessun partito, di creare 4 liste civiche e quindi di proporre un programma alla città. E questo programma è stato accettato appunto dai cittadini, da 15.000 cittadini, e quindi noi su questo programma stiamo lavorando e speriamo di, non dico di completarlo perché è difficile andare a completare un programma, però di fare il maggior numero di opere e di punti appunto programmatici previsti dal programma stesso. Quanto avete fatto del programma presentato agli elettori? Ma ripeto, alcune cose riguardano delle scelte che avevamo già individuato. In questa città la raccolta differenziata non era mai realmente partita. Esistevano semplicemente degli slogan, dei 6x3, stiamo differenziando, ma alla fine i risultati erano il 3, il 4, il 5, il 6%. Adesso invece? E adesso siamo intorno al 40%, nonostante non ci sia ancora
un CCR, perché l'isola ecologica, che se ne dica, ancora non l'abbiamo, ma spero l'avremo presto. Negli anni passati non è mai stata realizzata, e l'isola ecologica serve molto ad aumentare la percentuale di differenziata. Però il sistema porta a porta è quello che realmente in questo momento ci sta dando grande soddisfazione in termini di percentuale di differenziata da un lato, e grazie a questo sistema stiamo anche intervenendo, incrociando i dati su chi ancora in questa città per tanti anni non era registrato, non ha mai pagato la Tari. Di fatto quello che vediamo ai bordi strada, quindi i sacchi della spazzatura gettati nel nostro territorio, piuttosto che negli altri territori, ai confini tra Zafferana, Santa Venerina, cioè quello che sta succedendo nei nostri territori, è anche il frutto del sommerso che adesso viene fuori, perché chi al momento non è registrato, non ha pagato, non viene munito di mastelli, e quindi si trova in questo momento in difficoltà rispetto a un sistema di raccolto che è un sistema nuovo e che deve dare e darà ai cittadini sicuramente risultati in termini ambientali, che è la cosa più importante, ma anche in termini economici, perché nel 2016 abbiamo concesso ai cittadini, a tutti noi, un risparmio del 10% in bolletta. Quest'anno abbiamo preparato il 20% meno in bolletta, e col passare degli anni, se tutti saremo bravi a differenziare, siamo sicuri, anche attraverso l'isola ecologica, quindi il sistema della card magnetica, chi diciamo meno sporca, meno paga, siamo sicuri che questa tassa, che è una tassa che incide molto, che ha inciso molto in passato sul cittadino, andrà sicuramente a diminuire. Però chiaramente abbiamo bisogno della collaborazione di tutti. È un sistema nuovo, un sistema di cambiamento culturale che tutti dobbiamo accompagnare, e quello che chiediamo è semplicemente diciamo un aiuto da parte dei cittadini di buona volontà, dei cittadini civili, anche per far capire a chi ancora si ostina a non farlo che l'obiettivo è quello, l'ambiente e la riduzione appunto della bolletta. Siamo partiti da questo, possiamo continuare con alcuni segnali importanti, dall'abbattimento Adesso ci dell'ecomostro. arriviamo. Sul fronte differenziate state anche provvedendo a multare chi continua a sporcare. Assolutamente, in questo momento abbiamo più di 500 multe, abbiamo anche Telecamere elevato che riprendono chi getta telecamere che la riprendono chi spazzatura per getta la strada. spazzatura. E adesso a breve il dottore Molino sta redigendo un bando che si occupa appunto di trovare delle figure che ci diano una mano nel territorio, per un controllo, diciamo, nel territorio. Sono state fatte più di 500 multe in questo momento. La multa è stata elevata da 50 a 250 euro, proprio per cercare di far capire che bisogna differenziare, non bisogna sporcare la nostra città. Le difficoltà sono tante, sono sotto gli occhi di tutti, e riteniamo e speriamo che nel giro di qualche anno tutto quello che troviamo in questo momento a bordo strada non ci sarà più. Diceva dell'ambiente, attenzione particolare rivolta appunto alla tutela del territorio, lei stava accennando La all'abbattimento dell'ecomostro. tutela del territorio per noi è importante, al di là del fatto che, come dicevo prima, ormai il nostro territorio, ogni cittadino ha la possibilità di avere 4,9 vani ad abitante. Questa è la densità. Se pensate che a Milano i vani abitanti sono 2, potete capire la differenza che c'è: Quanti abitanti fa la città? 52.000. E quindi fate la moltiplicazione, vedete quanti vani abbiamo in questo momento, tra l'altro vani sfitti, vani in vendita, una parte del centro storico, una percentuale del centro storico abbandonato. Questo è stato il disastro che in passato, quindi l'edificazione, ha portato, il dissesto idrogeologico, perché tutta questa edificazione ha portato notevoli e complessi problemi nel nostro territorio. Ora inizieranno la stagione invernale, quindi sappiamo già quali saranno i problemi in una città che ancora non è nemmeno dotata di sistema fognario. Quello dell'ecomostro è stato, come dire, un momento importante. Finalmente, dopo 30 anni, l'abbiamo eliminato, è stato abbattuto. Adesso stiamo lavorando a Pozzillo, all'amianto, dove c'è un problema di igienico-sanitario e quindi di salute. Il progetto già è stato
redatto e nel giro di qualche settimana andremo in gara proprio per rimuovere l'amianto, la copertura appunto di amianto dell'ex stabilimento Pozzillo, che sicuramente nuoce alla salute del cittadino. Intervento seguito dal comune in danno al proprietario. Dal comune in danno al proprietario, che al momento non si è occupato appunto del sito, quindi a breve bonificheremo, e questo è un altro punto importante in una frazione dove tutta la cittadinanza è attualmente preoccupata per questa grande bomba ecologica che è presente in quel sito. E poi stiamo lavorando al piano regolatore generale, un piano regolatore generale che non prevede edificazione, stop all'edificazione abbiamo detto, solo chi realizza per creare sviluppo, quindi artigianato, industria o quant'altro, per il resto non occorre che questa città abbia ancora palazzi o abbia ancora cemento, anzi dobbiamo pensare ad abbattere qualora ci fosse appunto qualche edificio, come è successo già, a breve daremo anche dei dati rispetto agli abbattimenti anche volontari di chi ha realizzato abusivamente delle case o altri immobili. Quindi verifica appunto del territorio in termini ambientali, e cerchiamo di valorizzare quello che abbiamo, dalla nostra timba al barocco, e cerchiamo appunto di migliorare le condizioni di fruibilità e di vivibilità, perché ripeto, successivamente a questa grande espansione i problemi non mancano. Tornando all'ecomostro, lei parlava appunto della timpa, è in programma adesso la riqualificazione di quell'area, di tutta la timpa in generale? In quell'area di fatto già sta nascendo la vegetazione spontanea, noi abbiamo anche effettuato una idrosemina, quindi abbiamo dovuto lasciare le fondazioni, ma attraverso l'idrosemina nel giro di qualche anno chiaramente quell'area non si vedrà più, il cemento di fatto scomparirà totalmente. Il tema della timba è un tema molto ampio, e sicuramente la nostra riserva è una riserva molto bella, però è poco fruibile. È poco fruibile perché si estende su una zona che di fatto ha una pendenza troppo elevata, e poi, a parte alcuni percorsi, le chiazzette ed altri, non c'è realmente un'area fruibile. L'unica area che riteniamo fruibile è la Gazzena. La Gazzena è l'unica area che è annessa alla nostra timba, può diventare un grande parco suburbano dove tutta la città metropolitana, perché credo che sia unico, tutta la città metropolitana può le domeniche, i sabato, piuttosto che durante la giornata, vivere una vegetazione, che è una vegetazione spontanea, Villa Calanna, un panorama, un ambiente unico all'interno della provincia di Catania. È qui che vogliamo cercare di intervenire, più volte abbiamo sollecitato la regione affinché si trovino anche a regia dei fondi per l'acquisizione, perché purtroppo la Gazzena, in seguito a un fallimento, è stata acquisita appunto da un privato, anche se vincolata, quindi in questo momento c'è un vincolo di inedificabilità assoluta, però è del privato, e quindi vorremmo che l'area Gazzena diventasse della regione oppure del comune, cioè comunque di un ente pubblico, affinché sia possibile appunto far fruire questo grande parco, questa bellezza ai nostri concittadini. A proposito di acquisizioni, nei giorni scorsi avete acquisito l'ex tracciato della ferrovia, sì, alla stazione, dove nascerà un percorso ciclopedonale. Questo è un altro punto del nostro programma. Abbiamo trovato le risorse per poter acquisire questo percorso, che insieme alla timba, perché tra l'altro è incastonato all'interno della timba, è un percorso straordinario. Abbiamo adesso i soldi per realizzare questa pista, questo museo ciclopedonale, e quindi a breve verranno avviati appunto i lavori. Anche questo fa parte appunto del programma e dello sviluppo che intendiamo portare nel nostro territorio. Sarà realizzato prima della fine del mandato? Assolutamente sì, da subito, cioè, stiamo scrivendo
redigendo appunto il bando per affidare i lavori per realizzare questa pista ciclopedonale. Ma non solo questo, siamo sicuri che in questi 2 anni ci saranno diverse opere che verranno realizzate. Appunto, poco fa dicevo, i primi 3 anni, come dire, abbiamo cercato anche di capire la macchina, di programmare, perché ripeto, si può investire in questo momento in tutti i comuni solo attraverso i fondi comunitari. Adesso in questi 2 anni cerchiamo di arrivare a dei risultati che ci eravamo appunto prefissati in campagna elettorale e nel programma. Non ultimo il contratto di quartiere per San Cosmo, che è stato finanziato dal Ministero. Proprio adesso in questi giorni abbiamo firmato la convenzione e anche qui verranno avviati dei lavori. Alcune sistemazione di arterie stradali e alcuna realizzazione di rotatori. Vede, la rotatoria importante su Via Lazzaretto, o la rotatoria che verrà realizzata su Santa Maria Ammalati. Insomma, speriamo e siamo fiduciosi e sicuri che in questi 2 anni otterremo dei risultati importanti per la città. Tra un po' parleremo anche dei problemi, ma intanto continuiamo con le opere in fase di realizzazione. La reggimentazione del torrente Lavinaio Platani, lei accennava alla prossima, ormai imminente stagione invernale, quando con le piogge si creava quel problema delle esondazioni. Assolutamente, sul torrente Lavinaio Platani abbiamo avuto da sempre un'attenzione particolare per tanti motivi. Primo perché ci sono state diverse vittime. Secondo perché lo conosco, sono del territorio, quindi conosco benissimo i problemi e quello che il torrente ha creato e continua a creare. E diciamo che l'attenzione da parte di questa amministrazione, dall'amministrazione regionale, sul torrente Lavinaio Platani è stata veramente tanta. In questo momento abbiamo più di 12 milioni da spendere sul torrente Lavinaio Platani attraverso il patto per il sud, attraverso l'assessorato regionale al territorio ed ambiente. Quindi sono tutti lavori che partiranno da qui a breve. E si sta realizzando in questo momento una vasca di laminazione tra via Oliveri e via Anzalone, un progetto di 2,5 milioni, ma ci sono altri 5 milioni a monte nella frazione di Aci Platani, dove quando piove la strada, che una volta era un torrente, ridiventa nuovamente un torrente, quindi dobbiamo necessariamente eliminare questo problema importante e fondamentale per i cittadini della frazione. Ma anche a valle ci sono altri 3 interventi, un altro da 2,5 milioni, un altro da 800.000 euro all'entrata di Capomulini, dove c'è un muro che è crollato, e uno direttamente alla foce, dove verrà abbattuto un immobile che è stato realizzato proprio sul letto del torrente. Diciamo che questi 5 interventi faranno in modo che il torrente del Lavinaio Platani non spaventi più i cittadini e l'amministrazione. Siamo preoccupati adesso del torrente Peschiera, perché abbiamo visto che in seguito anche a delle opere di urbanizzazione realizzate nel comune di Aci Catena, la quantità di acqua che adesso arriva nel torrente Peschiera è aumentata notevolmente. C'è stato anche un restringimento del letto, e quindi già da 2 anni a questa parte quello che ci preoccupa è il torrente Peschiera, dove abbiamo fatto diversi sopralluoghi. Cercheremo da qui a fine legislatura di avere anche in questo caso dei finanziamenti per eliminare questo problema. Un ultimo finanziamento, già che parliamo di dissesto idrogeologico, è quello che abbiamo avuto da pochissimo sulla frazione di Santa Maria Ammalato, un finanziamento di circa 2 milioni di euro, anche lì via carico, quindi l'acqua che arriva da Santa Venerina durante le piogge diventa un fiume in piena. Quindi facciamo attenzione al territorio, cerchiamo di risolvere questi problemi di tipo idraulico, di dissesto idrogeologico, anche se, ribadisco che, ahimè, occorreva pensarci prima, cioè in fase di redazione del piano regolatore generale, ma mi riferisco a 20-30 anni fa, occorreva appunto tenere in considerazione quello che di fatto sarebbe successo. Adesso si lavora con l'invarianza idraulica, cioè si cerca di non sversare nel territorio altra acqua, e speriamo che questi 133 milioni che di fatto oggi gestisce il commissario per la realizzazione del depuratore, dell'impianto di depurazione e anche
speriamo, dei canali appunto della fognatura, vengono spesi il prima possibile nel nostro territorio in maniera tale da provare anche a regimentare su tutto il territorio le acque. Di fatto ad oggi ci sono dei pozzetti, dei disperdenti che servono ben poco, alcune addirittura in questo momento ci stiamo occupando della pulizia, delle caditoie. Abbiamo visto che alcune caditoie addirittura erano chiuse, cioè l'acqua era di fatto un serbatoio, non appena si riempivano l'acqua si riversava sulle strade. Quindi dobbiamo sicuramente intervenire su tutto il territorio. Stiamo facendo anche il censimento per la prima volta di tutte le caditoie presenti nel nostro territorio, perché gli uffici non conoscevano, sconoscevano del tutto appunto il numero di caditoie presenti nella città. Veniamo alle noti dolenti, iniziamo parlando della villa. Il giardino pubblico non è fruibile nella sua interezza, nei giorni scorsi c'è stata una manifestazione per sollecitare appunto la riapertura. Come stanno le cose? Sì, io per primo rispetto alla villa in campagna elettorale ho fatto anche uno spot pubblicitario, perché riteniamo che la villa, o comunque parte della villa, il giardino, sia stato modificato e abbia delle criticità. E purtroppo la burocrazia, il Tribunale ci ha portato a perdere 3 anni di tempo, perché ad oggi abbiamo richiesto accertamento tecnico preventivo, abbiamo anche verificato come sostituire, con quale materiale sostituire quel ghietto lavico che diciamo crea notevoli difficoltà ai bambini, ai disabili, ai passeggini, alla fruizione reale della villa. E credo che in questo mese o al massimo il mese di ottobre finalmente avremo la soluzione, verrà fatto l'accertamento tecnico preventivo e finalmente come amministrazione opereremo all'interno della villa per renderla fruibile, per realizzare un parco giochi per i bambini, per verificare anche lo stato delle piante, perché questa è una delle cose più importanti. E quando si è pensato al giardino Belvedere si è pensato a sistemare l'area Eden, si è pensato a realizzare l'ex angolo di paradiso, a modificarlo, ma di fatto si è pensato poco al verde, alla cura del verde, alla verifica degli alberi e quindi alla verifica del parco. E addirittura 6 mesi fa un albero maestoso, enorme, è caduto, e meno male che noi avevamo recintato insomma quella parte, era chiusa quella parte, e quindi nessuno si è fatto male. Quindi occorre preventivamente una verifica a trazione, il cosiddetto VTA degli alberi, quindi verificheremo uno per uno. Prima visivamente, poi se ci sono alberi che hanno delle difficoltà, anche una verifica meccanica in maniera tale da verificare la stabilità dell'albero, e poi cercheremo anche di impiantare, ne abbiamo impiantate già ben 70 con dei residui del progetto, e cercheremo appunto di migliorare il parco. Chiaramente è un problema sentito da tutti i cittadini, io lo comprendo, lo capisco, volevo risolverlo l'indomani appunto della mia elezione, non ce l'abbiamo fatta, ma perché ritengo che questi 300 e più 1000 euro non li debbano pagare i cittadini per ben 2 volte, ma chi ha sbagliato debba necessariamente pagare. Questo ce lo dirà il Tribunale. Intanto cercheremo di intervenire entro l'anno, di migliorare le condizioni della villa, di aprirla totalmente e farla fruire soprattutto ai più piccoli. Parliamo adesso delle terme. Il Comune c'entra ben poco, però fino a qualche decennio fa rappresentavano il fiore all'occhiello di questa città. Adesso sono chiuse, anzi abbandonate. Sì, il Comune c'entra poco, ma il Comune ha spinto e sollecitato una legge regionale, di fatto che è stata approvata su indicazione anche dell'onorevole D'Agostino, dove la Regione si fa carico di fatto attraverso un mutuo dei debiti che le terme di Sciacca e di Acireale hanno, diciamo, il debito più importante è quello con l'Unicredit, diciamo che eliminato questo debito, ho pagato diciamo, questo debito alle banche. Tuttora ci sono i liquidatori che stanno verificando appunto i debiti, i crediti, gli immobili e quant'altro. E abbiamo chiesto ai comuni la possibilità di avere in gestione, tra virgolette, gli immobili delle terme, cioè la possibilità di redigere noi personalmente il bando che possa diciamo, dare
o che possa portare qualche investitore nella nostra città. Ad Acireale è sciacca. Riteniamo comunque che ci siano delle difficoltà oggettive, perché il patrimonio è stato in parte devastato, distrutto, e quindi l'imprenditore deve necessariamente avere un profitto. Ci proveremo, vediamo il mercato che cosa ci dirà, perché è vero che un tempo le terme funzionavano e funzionavano bene, ma è anche vero che un tempo le terme funzionavano grazie al sistema sanitario nazionale, cioè esistevano delle convenzioni con il sistema sanitario nazionale, e quindi quando, quando le terme hanno delle convenzioni o qualsiasi altra struttura delle convenzioni con la sanità o il sistema sanitario nazionale, è molto semplice lavorare, tanto a fine mese o a fine anno c'era comunque il sistema sanitario nazionale, la regione che andava a coprire. Un'altra cosa invece è il mercato, cioè chi gestirà, speriamo ci sia qualcuno, alle terme, deve entrare nel mercato internazionale, e quindi deve essere bravo, deve essere preparato, deve conoscere questo lavoro, perché convenzioni con il sistema sanitario nazionale non ce ne sono più. Parliamo adesso degli eventi, iniziamo con la manifestazione più importante per eccellenza, il Carnevale, che dopo una pausa dello scorso anno legato ai problemi della cittadella di 2 anni fa è tornato ai fasti di un tempo. Sì. E sugli eventi è una pagina, come dire, a parte, molto bella del comune di Acireale. Io credo che nel 2017 il comune di Acireale, per numero di eventi e anche per tipologia di eventi, quantomeno all'interno della provincia della città metropolitana di Catania, sia il comune che ha realizzato più eventi. E tra l'altro questi eventi sono stati proposti un anno prima, comunque nel 2016, con un calendario ben definito. Oggi il comune di Acireale, possiamo dire che da gennaio ad oggi ogni mese ha avuto una serie di eventi, soprattutto nel nostro centro storico, che è il cuore della città e che ritengo, ma è sotto gli occhi di tutti, da qualche anno a questa parte rivive, tant'è vero che ci sono tante piccole imprese che in questo momento stanno verificando, e tanti ragazzi stanno verificando la possibilità di creare microimprese appunto nel nostro centro storico. Anche la zona a traffico limitato. La zona a traffico limitato ha dato i suoi frutti su via Romeo, li darà su via Davì. Pian piano quella che per qualche commerciante viene vista ancora tutt'oggi come un blocco, darà invece spazio a chi vuole investire nel nostro centro storico. Un centro storico che deve essere vivo, come lo è stato, che deve essere vivibile, che ha bisogno chiaramente della zona a traffico limitato e che ha bisogno di tutta una serie di eventi che ad oggi sono stati calendarizzati e che si ripeteranno nel 2018. Mi riferisco al Carnevale, alla Festa dei Fiori, alla Fiera dello Ionio, all'estate, al Mese della Cultura. Ci sono centinaia di eventi che sono stati creati e che hanno portato grande flusso di gente nel nostro centro storico e anche tanti turisti, perché in questo momento siamo fortunati, ma non solo il comune di Acireale, la Sicilia tutta è fortunata, c'è un trend positivo quantomeno del più 30%, dovuto, ahimè, anche a problemi internazionali, e però dobbiamo approfittarne, dobbiamo essere bravi ad approfittarne, dobbiamo essere bravi ad accogliere questi turisti e soprattutto dobbiamo cercare di trattenerli nel nostro territorio quanto più possibile. Questo è ancora quello che ci manca: il turista da noi arriva, sta un giorno, due giorni, invece dobbiamo creare le condizioni affinché il turista resti ad Acireale per più giornate, perché c'è l'Etna, perché c'è la Timba, perché c'è il mare, perché ci sono gli eventi, perché ci sono le degustazioni. Quindi ancora su questo sicuramente ci dobbiamo migliorare tanto, però ritengo che da 3 anni a questa parte qualcosa è stato fatto e, ripeto, non lo dico io perché sarei di parte, lo dicono i cittadini: rispetto a 3 anni fa, alla sera il nostro centro storico vive, si passeggia, si degusta qualcosa, si sta bene e si vive il barocco. Tanti anche gli eventi sportivi, ma gli impianti invece in che stato sono? Ma tanti sono gli eventi sportivi e continueranno ad essere. Gli impianti hanno qualche difficoltà, a partire dal Tupparello e anche gli altri impianti più piccoli.
diciamo che sono tutti comunque in fase di definizione. Il Palavolcan? Il Palavolcan è funzionante, quindi già c'è il bando sul sito del comune, chi vuole può partecipare, può avere la gestione, quindi il Palavolcan è agibile, funzionante, finalmente le caldaie funzionano, rispetto al passato ha avuto l'agibilità che non aveva mai avuta. Il Tupparello, ma anche altre strutture, avranno dei finanziamenti che sono già stati riconosciuti, perché sul Tupparello si interverrà sulla pista di atletica, abbiamo 1 milione di euro, a breve partiranno i lavori, spero che si interverrà sul mando, lo sostituiremo con mando sintetico, e attaccato al Tupparello abbiamo altre due strutture importanti, che sono il Palasport, che fine 2018, inizio 2019 dovrà tornare in possesso alla città di Acireale, e la pista di pattinaggio. La pista di pattinaggio ha avuto già un finanziamento per la copertura da parte della Regione Siciliana, e quindi anche qui aspettiamo che vengano avviati i lavori. Su Palasport bisogna fare un ragionamento più complessivo, perché ritengo che ha sicuramente bisogno di manutenzione. Le altre due strutture più importanti, che sono il campo comunale e il campo, diciamo, di guardia. Sul comunale abbiamo fatto dei piccoli interventi, ma la nostra ipotesi è quella di spostare, di togliere il campo comunale e di realizzare un altro campo a fianco al Tupparello, in maniera tale che nell'area Tupparello si crei un'area sportiva, un centro sportivo importante. A posto del campo comunale andremo a realizzare una struttura, un parcheggio multipiano, lo avevamo detto in campagna elettorale, e stiamo pensando e stiamo dialogando con le ferrovie per riportare la stazione al centro, per realizzare questo multipiano nel nostro centro storico, per realizzare un ingresso dalla nazionale e, perché no, per trovare una soluzione e scendere a Santa Maria la Scala. Questo è un progetto enorme, qualcuno penserà a un progetto faraonico, però spero che da qui a fine legislatura sia comunque approvato e iniziano i lavori. E vi dico anche perché di fatto al Comune di Acireale sono stati riconosciuti 12 milioni di euro dall'agenda urbana. Di questi 12 milioni di euro, ben 9 li stiamo utilizzando per provare a realizzare questa infrastruttura, che darà un cambio di rotta alla mobilità nella nostra città e anche ai collegamenti con Catania piuttosto che con altre città, perché in Sicilia la cosa che più ci danneggia e ci penalizza è la mancanza di infrastrutture che possono, nel giro di pochissimi minuti, dare la possibilità al turista di trasferirsi dall'aeroporto a Catania, da Catania da Acireale, da Acireale a Siracusa e quant'altro. Questo è quello a cui tutti gli amministratori devono pensare, compreso chi sarà il nuovo presidente della regione, e questo che ci può far fare un salto di qualità, proprio perché il nostro territorio ha tantissime cose da visitare, però i turisti che vengono si trovano in difficoltà, a partire dalla nostra stazione ferroviaria che si trova fuori dal centro urbano. Siamo in conclusione, Barbagallo, un'altra domanda voglio fargliela, però tra 2 anni che farà? Ma tra 2 anni penso di ricandidarmi, assolutamente sì, io ritengo che anche con 1000 difficoltà di aver svolto il lavoro in maniera, come dire, egregia, trasparente, cercando di migliorare la nostra città. Ce ne sono criticità e cose che vanno fatte, errori che si possono anche fare, però ritengo che il lavoro è stato fatto e spero che queste chiusura di mandato, questi 2 anni, diano anche al cittadino che in questo momento è perplesso, diano appunto una risposta positiva, affinché questo gruppo, perché Roberto Barbagallo non è solo, ha un gruppo di amministratori, ma anche di cittadini, perché anche tutti gli eventi che si fanno annualmente in città si fanno anche grazie alle associazioni, a chi spontaneamente ci dà un grosso contributo. Io ritengo e spero che il cittadino fra 2 anni rivoti appunto questa compagine politica. Grazie al sindaco di Acireale Roberto Barbagallo, termina qui questa puntata dell'intervista, grazie a chi ci ha seguito, appuntamento alla prossima settimana con un nuovo ospite. Grazie a voi.